I Fratelli Italiani tornano alla crescita dei sondaggi politici. Il Movimento a 5 Stelle collassa i Fratelli dell'Italia. Dopo un paio mesi di declino, sta crescendo nuovo nei sondaggi. Allo stesso tempo, il Movimento a 5 Stelle è crollato. Vediamo come gli italiani si sarebbero comportati se fossero stati chiamati ai sondaggi oggi. Annalisa Girardi, Fratelli d'Italia ritorna alla crescita nei sondaggi. Dopo diverse settimane tendenza negativa, invece, Movimento a 5 Stelle è crollato, perdendo punti e mezzo in circa un mese. Questo è ciò che emerge dall'ultimo sondaggio elettorale politico Nando Pagnoncelli, pubblicato da Corriere della Sera. Secondo il sondaggista, mese maggio era pieno eventi, dal decreto del lavoro all'inizio della stagione delle riforme, tutti gli elementi che hanno influenzato le intenzioni voto degli italiani. Ma vediamo in particolare come gli italiani si sarebbero comportati se fossero stati chiamati ai sondaggi oggi. I Fratelli Italia sono fermamente primo partito nel paese, anche se non è ancora riuscito a tornare sopra della quota del 30. Ora ricordo marzo rispetto a un mese fa. Tuttavia, partito Giorgia Meloni guadagna 0,6 punti percentuali, quindi raggiunge 29,6 punti. Anche principale alleato IDE nel governo, Lega, risale al recupero 0,2 punti percentuali e raggiungendo L8,2 punti. D'altra parte, Forza Italia è in calo, perdendo 0,3 scivolando 7,7. Invece, il Movimento a 5 Stelle crolla, perdendo 1,5 punti percentuali nell'ultimo mese e scendendo al 15. Per quanto riguarda le forze politiche minori, sia L'Alleanza Verdi che la sinistra, Action Italia Viva sono al di sopra della soglia, secondo il sondaggio Pagnoncelli, al 3,5 per AVS e Azione 3 per quanto riguarda L'Italia Viva. In generale, rispetto a un mese fa, centrodestra ha aumentato suo consenso di 0,2 punti percentuali raggiungendo 46,5, mentre centrosinistra ha perso lo 0,6 e come area è salito al 25,7 punti gli indecisi, tuttavia, rimangono del 39,5.